Buonasera, allora Gianluca Castaldi, Gianni Girotto. Vi facciamo un breve report su un incontro che abbiamo fatto la settimana scorsa con Gabriele Cirieco e per Paolo Pota, che sono rappresentanti di una società che si chiama Strategic Advice, che praticamente sono i lobbisti della filiera dell'alluminio. Quindi formalmente il gruppo si chiama Centro Al, che è il nome preciso. In pratica sono la filiera dell'alluminio italiano. Niente, la Strategic Advice è una società di relazioni istituzionali che lavora da molti anni per Centro Al, l'associazione italiana, come diceva Gianni, dei produttori e trasformatori di alluminio, assomet.it, e con vari altri settori industriali. Sì, in pratica sono quelli che definiamo dei lobbisti, nel senso che sono proprio i portatori di interesse di questa classe di imprenditori. La prima cosa che ci hanno detto entrati in ufficio è stato un ringraziamento, perché erano 10 anni che cercavano di avere un rapporto diretto con i parlamentari. Nel caso nostro ci hanno chiamato il venerdì e il martedì eravamo già a colloquio con loro. Niente, proprio questo, nell'ambito di questo dialogo con le istituzioni, Alluminio per le generazioni future si chiama questo programma, queste due persone ci hanno rappresentato quali sono le preoccupazioni principali che ha l'industria dell'alluminio in questo momento di crisi e che l'industria cerca di segnalare da molto tempo. Praticamente, Gianni, cioè, la prima cosa è sempre la solita, banalmente, è il costo dell'energia elettrica. E un'industria come quella dell'alluminio, che consuma moltissima energia elettrica, hanno bisogno, e il costo dell'energia come sempre è troppo elevato. Tra l'altro qui si apre anche il dibattito sul famigerato ETS, l'Emission Trading Scam, che sarebbe quel sistema che l'Europa ha approvato 7 anni fa per cercare di favorire una transazione a dei sistemi di produzione più verdi. Ecco, nella realtà, nella pratica, questo sistema si è dimostrato un fallimento. Loro hanno, diciamo così, il desiderio di far sì che venga corretto in maniera effettivamente da non penalizzare troppo le industrie produttrici di alluminio. Praticamente il costo molto elevato per gli oneri burocratici e amministrativi che hanno nella gestione del rottame dell'alluminio. E praticamente il rottame è una banca preziosa per l'Italia, che lavora soprattutto con questi rottami nella ritrasformazione. Sì, diciamo, facciamo una premessa: per fare il prodotto finito la prima volta, quindi per estrarre dalla bauxite l'alluminio, il procedimento è molto dispendioso in termini di energia, quindi si spende molto. Invece per riciclare la classica lattina piuttosto che qualsiasi altro prodotto di alluminio si spende solo il 5% dell'importo di energia che si era consumato la prima volta per produrre il prodotto finito. Quindi quello che si dice è che l'alluminio diventa come un vettore di energia, perché lo si può riciclare molte volte spendendo molto poco. Il problema qual è? Che la burocrazia è elevata. Alla fine cosa succede? Che i rottami di alluminio ce li vengono a prendere dall'estero, dalla Cina, da altri paesi. Ce li vengono a prendere, li portano nei loro paesi, li ritrasformano in prodotti finiti e ce li rivendono. Sì. Niente, sia su questi temi che su altri potremo avere qualcosa di più dettagliato, perché l'industria vuole aprire proprio un dialogo costruttivo, come ci ha dimostrato, con le istituzioni. E presumibilmente nel mese di ottobre proprio loro organizzeranno un momento di confronto che avverrà a Roma, all'Hotel Nazionale, sia con i parlamentari che con i membri del governo, comunque aperto a tutti, per cercare di affrontare nel concreto questi problemi e sviluppare una proposta di soluzione condivisa. Sì, li ho sentiti anche oggi. In realtà avremo incontri informali anche prima, allargati ad altri settori del manufatturiero, perché questo discorso energetico, questa strategia energetica di cui vi parleremo anche in altri video, è effettivamente un problema primario per l'Italia, per cui vogliono venire anche con altri gruppi di industriali a parlarne. Direi che per questa sera è tutto, sono le 9, siamo qui in ufficio e adesso andiamo a mangiare un boccone e vi salutiamo. Stay tuned, Gianni Girotto e Gianluca Castaldi, 10ª Commissione Senato. Ciao.